Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Ho visto che avete apprezzato moltissimo in parecchi comunque la nuova macchinetta che mi sono fatto. Oggi voglio cominciare quindi a fare un po' di modifiche a questa vettura. Mi fa piacere che molti di voi appassionati e possessori di Mito comunque restiate comunque a supportarmi e a vedere, anche per il piacere di passare quei 5-10 minuti insieme e vedere quello che andrò a fare alla macchina, che poi può essere anche di ispirazione se avete altre vetture. Ecco, quindi diciamo, non è detto che facendo un video specifico per questa macchina poi voi non possiate replicare la cosa su un'altra vettura, che sia una Mito o quant'altro. Quindi oggi voglio cominciare con l'interno della macchina, e in quanto non me la sento di fare troppe cose perché ho qualche problemino di salute, chi mi segue su Instagram lo sa, e quindi mi voglio dedicare un po' agli interni della macchina, così sto comodo e comunque non faccio troppi sforzi. Detto questo, ho comprato su Wish delle cagatine per la macchina. Vi faccio vedere questo fregnetto. Questo non è nient'altro che non mette bene a fuoco la telecamera, ok, che il freno a mano, l'impugnatura del freno a mano in carbonio. In realtà non è in carbonio, è in ABS e cubicata in carbonio lucido, e è molto carina veramente. Pure il motivo del carbonio è fatto molto bene, che sembra quasi vero. Purtroppo non riesco a mettervi bene a fuoco, e pazienza. Quindi andremo a vedere in sostanza come montare questo fregnetto sulla mia BMW. E ho visto, così facendo una ricerca, che lo fanno anche per altre vetture. Magari per i possessori di Mito vi lascio un link in descrizione, come lascerò un link anche per quelli che hanno un BMW serie 3. Lascerò un link sia di Wish, se ci riesco, perché ultimamente è un po' strano Wish, se no vedo se lo trovo su Amazon e vi lascio sempre il link. Detto questo, ho parlato anche troppo, intro e cominciamo con la modifica.
Ok ragazzi, ho dovuto fare una piccola lavorazione che non si vede nel video, ovvero sono andato a scavare un pochino dentro alla cover in quanto non arrivava fino a battuta e di conseguenza il diciamo l'interruttore che sgancia il freno a mano non funzionava perché andava a sbattere con la cover, di conseguenza non funzionava come dovrebbe. Quindi ho fatto questa piccola modifica, sono riuscito a mandarlo fino a battuta, vi faccio vedere come è venuto. Ecco qua, ragazzi, è veramente stupendo. Ragazzi, spero che questo breve tutorial vi sia piaciuto. Potrebbe essere preso come spunto per montare una cover così in fake carbonio sulla vostra vettura e vi lascio, come ho già detto, il link in descrizione di questo prodotto, sia di Wish che su Amazon se lo trovo. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio ancora, seguitemi sul canale, seguitemi su Instagram, MitchTuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi.